Ok, è di nuovo nel laghetto. Facciamo una foto. Oh, Ok. cosa fa con quelle mani? Oh, Ma mi mamma fa mia. paura questo sbarco. No, ma perché è tornato giù? Ciao a tutti, ragazzi! Sì, no, la pista più tardi, no? Siamo... È perché adesso dobbiamo Ready. Chiamare. Sì, stiamo registrando. Io devo chiamare qualcuno. È quello delle pizze. Dammi un attimo. Allora, dammi questo telefono. Parla con lui. Sì, no, non parlavo con te. No, diceva lui. Allora, sì, ci servirebbe una pizza. Sì, due pizze. Ma. Due pizze. La margherita per me. Non vogliamo niente. Io la volevo anche con. Allora, oggi ma io non chiamare. Chiamiamo il pizzaiolo. Io volevo la pizza. Oggi chiameremo lo Smurf Cat, come avrete letto dal titolo. Ma io volevo chiamare per la mia pizza. Doveva arrivare alle 8, invece sono le 3. La mia pizza dov'è? Calmati. Capito? No. La mia pizza dov'è? Vabbè, oggi ragazzi chiameremo lo Smurf Cat perché siamo ancora qua nel gioco che... Allora stop, iniziamo, facciamo un bel respiro e chiamiamo il lo Smurf. Il pizzaiolo, allora. Allora, calma, facciamo un bel respiro e chiamiamo lo Smurf Cat. No, dai, ma sì. L'ultima volta, poverino, aveva perso i suoi amici, noi non l'abbiamo saputo aiutare, quindi sicuramente sarà arrabbiato. Oggi riusciamo sicuramente ad aiutarlo. Allora, hey, inizio io, eh. Ciao. Ehi, ciao, amico. Amico. Forse lui non ci conosce molto bene. Sta scrivendo. Attenzione. Vediamo un po'. Quanto ci mette? Secondo me è un po' lento perché ha le ditine piccole. Perché sembra un po' un gnomo. Ma quanto si sta mettendo, Reb? No, sei che non un gnomo. Cos'è? Sei un gnomo puzzo. Puffo. Un gnomo puzzo. Puffo. Noi pensiamo così. Pensiamo tutto. Ma la Reb è strana oggi, ragazzi. Mi sono trasformata nello snor. Tutto bene? Magari tre puntini erano la risposta, non era che stava digitando. Ragazzi, ma non scrive più. Oh! Smurf cat. Ciao, ci vorrebbe Molly. Ciao! Ragazzi, non risponde. Proviamo a chiamarlo, no, ok? Secondo me è stato un bug. È stato un bug. Proviamo a chiamarlo un attimo. Oh. Allora, vediamo. Quello lì dietro. Smurf cat. FaceTime. Secondo me si odia, è arrabbiato con noi. Guarda, non risponde. Però è tanto carino dall'immagine. Guarda che bellino, c'hai i baffi come Max. Oh! Oh! Smurfy. No. Ma che cosa ci sono? Gli alieni là? Ah! Ok, è di nuovo nel laghetto. Facciamo una foto. Okay. Oh, cosa fa con quelle mani? Ah! Oh, mamma mia. Mi fa paura questo sbarco. No, ma perché è tornato giù? Allora, l'ultima volta si aveva fatto una bella paura, se ti ricordi. Esatto, eh? Infatti io chiuderei la chiamata prima che ce la rifà. Allora. Guarda, sono gli Smurf Cats! Siamo nel villaggio degli Smurf Cat. Ma guarda che bellini che sono. Ciao. Facciamo una bella foto. Oh. Ok, stai attenta perché si fa paura. Comunque, ogni volta che fai la foto lui si arrabbia. Facciamo una foto? Oh mamma. Stai pronta perché potrebbe arrabbiarsi, Rabbi. No. Smurfy, come mai non stai rispondendo ai messaggi? Ciao. Cosa fa? Piange. No, sto piangendo. Vedi che sta piangendo. No, noi ti vogliamo bene, vogliamo essere i tuoi amici. Ok, è in okay. mutande. In mutande. Basta, direi che voglio chiudere allora. Ma no! No, perché allora. Mi hai chiuso la chiamata in faccia. Perché non ci va? Perché non ci rispondi? Perché non ci rispondi? Cioè, ragazzi, è arrabbiato con noi, guarda. Oh! No, non penso che cambia. Aspetta, ma dammi un attimo per rispondere. Scrivi! Hai capito? Revi, basta. È arrabbiato. Non ci sta rispondendo. No. Io farei una cosa. Chiamerei adesso magari qualcun altro e poi proviamo a riscrivergli. Ma non ho capito perché ci stava scrivendo e poi ha smesso. Allora, direi di chiamare il ragazzo di Barbie. Ma è comunque il ragazzo di Barbie è Ken. E questo si chiama Kent. Appunto, quindi non possiamo. We can't proviamo, chiamarlo. Proviamo. È addirittura da shoppare. Sì, vabbè. Ma è perché è Ken enough. Capito? Chi ha visto il film della Barbie. Saprà, vabbè. Niente, allora, io volevo dire questa cosa. Io non lo prendo. Io scioppo. No! Vabbè, voglio vederlo, dai. Ken! Hi, Ken! Hi. Hi, Ken. Allora, hi. Hi, H-I. No! Hi, H-I. Hi, Ken. Perché non vedo. Scrivi solo Ken. No. Scrivi solo Proviamo Ken. Proviamo Ken. Hi, Ken. Mi chiamo Kent adesso. Perché non ci scrive nessuno? Ma perché non ci scrive nessuno? Ma oggi ci ignorano tutti, ragazzi. Ma cosa sta succedendo? Ma oh, ti abbiamo shoppato. Lui doveva rispondere con hi, Ken. Hi, Barbie. E invece no. Oh!
Non credo. Cioè, oggi, ragazzi, boh, c'è qualche problema. Attenzione, sta scrivendo. Ci sta scrivendo. This is so weird. Ha detto che è tutto molto strano. Perché scriviamogli hi Barbie? No, no, no. Chiedigli perché Kent e non hi Ken. Barbie. Ma non hai Barbie, ma cosa? Vediamo, vediamo. Perché? Infatti lui è Kent. Niente. A Dilli, caso. Come? No, no, ma cosa a caso? A caso. Ok, allora a diciamoli caso. Perché. Cosa? Allora, si sta arrabbiando, Rebby, dai, per favore. Ti chiami Kent invece e non Ken. Ok. Si sta arrabbiando un sacco, ha usato le maiuscole. Ha scritto perché ti chiami. No, 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 non si pronuncia. No, cosa? Non si può pronunciare Ken, lui è Kent. No, cosa? Lui è Kent. Lui non è Kent, lui è Ken. No, lui è Kent. Let's party. Yeah! Vuole fare una festa? Ok, allora fammi scrivere una cosa. No, alle feste di Ken andiamo, ci sarà anche Ken. Barbie. Sta organizzando una festa. Forse. Ecco la festa di Ken. No, bellissimo, guarda, c'è anche il palazzo dietro. Andiamo a casa sua. Ok, però non è il massimo. Magari la sta ancora organizzando. Wow, che schifo. No! Volevo dire che bello. Che bello. Con che le bello. Pazzine sorridenti. Possiamo scrivigli, possiamo portare i nostri amici? Portare guarda, c'è scritto where is Barbie? Barbie? Cosa posso scrivere? Barbie? No. No? Come no? Non possiamo portare i nostri amici, no. Okay. Where is Barbie? Non lo sappiamo. Where is scusa, ok, non lo sappiamo. Lo dovrebbe sapere. Dov'è? Dovrebbe sapere tu? Lui. Vediamo. È scomparsa, Barbie è scomparsa, quindi. Aspetta, cosa? Dov'è Barbie? Ah, non lo sappiamo dove cosa. Dov'è Barbie? Mi sa che Kent ha sbattuto la testa, Dov'è Barbie? Adesso gli scrivo io. Aspetta che risponde. Hai sbattuto. Ci sta scrivendo? Sta scrivendo. Sta scrivendo. Dov'è Barbie? Sì. Sì, cosa? Cosa? Allora, adesso glielo scrivo io, cosa? Hai sbattuto la testa per caso? Cioè, veramente, ragazzi, io non ho parole. Ha sbattuto. I just moved. È appena andato nel nuovo palazzo. Ok. Cosa gli devo scrivere? L'hai persa. Vabbè, allora gli dico vabbè. Ha detto che la sua casa è così bella. No, basta, dobbiamo riparlare con lo smoke. Mandaci una foto. Mandaci una foto. Una foto. Così vediamo la sua casa. Ok, vediamo. Vedi, ha detto che la sua casa è bellissima. Vediamo. Vediamo. Vediamo se ha capito. Perché? Vabbè. Perché vogliamo vederla. Perché vogliamo vederla. Scrivigli foto. Sento che Kent ha sbattuto la testa, Yes. Cioè, veramente, ragazzi. Foto! Si capisce. Dai. Vediamo. Yes. Vabbè, yes. Bye. No. Bye. No, la salutiamo così. Ma era simpatico. Bye, però. Bye. Comunque è l'unico che non ci ha minacciato, ma ci ha invitato alla sua festa. Bye, bye. Ma che collo? Vabbè, è Ken. Ma è ha Ken. Un collo un po' lungo. Ma perché le Barbie avevano il collo un po' lungo, dai. Vabbè. Vabbè, okay. Però è carino, è carino. È carino, però guarda. Ehi. Lui non è molto carino. Sei arrabbiato con noi? Secondo me lui è arrabbiato con noi, sì. Con la faccina triste. Oh, sta scrivendo adesso. Sì. No! È arrabbiato con noi! No! Perché? 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 Perché è arrabbiato con noi? Perché cosa gli abbiamo fatto? Infatti? Cioè, non abbiamo fatto niente. Non risponde più! Ehi! No. Non ti arrabbiare. No, è arrabbiato. A volte vado nelle grotte. Cosa ce ne frega? Vogliamo sapere se sei arrabbiato con noi perché? Ma perché sei arrabbiato con noi? Non cambiare discorso. Esatto. Cambiare discorso. Magari non capisci l'italiano. Ma probabile, è un gatto talpa, cioè. Giustamente. Perché sei arrabbiato con noi? Wow. Bello, è un disegno. No, è la sua casa fungo. Però è un disegno, cioè la sua casa disegnata. Bello. Bello. Bello, sì. Adesso seriamo, vediamo. Stop. Vabbè, ci sentiamo un'altra dopo. Volta. Digli, ciao. Che lo chiamiamo dopo. Vediamo. Vabbè, fammi fare a me. No, allora, basta, io voglio cambiare fare questa cosa. Allora, adesso io chiamo Ken. No, perché voglio chiami vedere Ken? Vedere Barbie. Voglio vedere Barbie. Va bene. Dai, Ken, rispondi. Ken. Ken, forza. Sta squillando. Nessuno risponde. Avrà da fare nella nuova casa. Avrà da fare. Io lo richiamo. Lo richiamo. Questa è la classica rompiscatole. Che devi chiamare le persone quando stanno facendo la cacca. Ma chi le Ken che stava facendo la cacca? Non lo volevo dire. Bella la casa di Ken, non lo sapevo. Ma c'era Ken là sopra, l'hai visto? Ciao Ken. Ma cos'è? Schidimi toilet. Ti ho beccato. Ma cazzo, fuori di testa. Si è girato. Aspetta. No, comunque. Guarda! Sta correndo. Ciao Ken.
ti ho fatto Ken, una foto. Ken, ti abbiamo visto, Ken. Ken, possiamo entrare in casa tua, Ken? Ken, mi sa che Ken è un po' strano, eh. Ken, per favore. Oh, ci ha fatto entrare in casa sua. Bella, è la Ken. Casa di Barbie. La casa di Barbie e Ken. È molto bella, ma non capisco cosa stia facendo Ken. Prova a fargli una foto. Ken? Forse vede il flash e si spaventa. Ken? Ma cosa sta facendo? Ci ha di nuovo buttato fuori. Comunque però, è veramente bella, bella questa. Bella. Colore da rivedere. No, è la casa di Barbie e rosa. Ken, non mi piace molto foto. Come si sta guardando, eh? No, perché ci sta guardando male? Ci sta guardando male, mi sembra. Ma perché Ken è un po' stupidino, però guarda. Come stupidino? Guarda, ha già preparato le cose per la festa. La Coca-Cola, la Sprite, vedo tutto. La Sprite. Sì. Ok, fantastico. Forse. Ragazzi, direi che per oggi basta così a chiamare la gente strana. Direi che forse Ken non l'ha presa bene. Da noi è tutto, ci vediamo. Ciao.